A treno fermo attendiamo con pazienza lo sblocco delle porte, che avverrà solo dopo il deflusso dei VIP, realtà già vissuta lo scorso anno di ritorno da Bologna. Al binario 20, dimezzato da un impalcato che ne copre la parte terminale, è parcheggiato un ETR 600, il nuovo pendolino di Trenitalia, più comunemente chiamato Freccia Argento. Al binario 19, il Freccia Rossa giunto da Salerno. Anche la stazione centrale è presidiata, divisa in due dalle forze dell'ordine. Nella vecchia sala della biglietteria, adiacente alla galleria delle carrozze, il palco dei discorsi di rito. È un importante riconoscimento che ci fa pensare molto bene al futuro e fa anche dare a noi orgoglio e forza per poter migliorare e qualificare i servizi anche negli altri settori. Penso al settore delle merci, al settore soprattutto del trasporto locale. A mo della grandeur francese, sulla piazza Duca d'Aosta, addobbata a mercatino natalizio, mega proiettori offrono l'evento sulla facciata del grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia. La via Pisani, sullo sfondo della stazione centrale, è vivacizzata da luminarie con le sagome del Freccia Rossa. La realtà è che dal cambio orario, il servizio alta velocità Milano-Torino prevede solo 7 coppie di treni al giorno. Obiettivamente troppo pochi rispetto a quanto investito per la realizzazione dell'opera. Ciao a tutti, sono Giuseppe Scalise, per gli amici Joe, perché? Perché sono stato cresciuto in Canada e lì mi chiamavano Joe, ma indipendentemente da questo ci ho tenuto per personalizzare l'aeroporto che io ho fatto, perché secondo me sono un po' meglio. Comunque, a parte il nome, dico quello che a me interessa è che chi guarda lo Joe Scalise vede qualcosa di reale, vede qualcosa di funzionale e soprattutto si appassiona a qualcosa che fa fatica magari a vedere tutti i giorni, perché non è facile vedere un aeroporto del genere, almeno che uno non si reca tutti i giorni in un'aerostazione. Ecco, io così facendo ho cercato di creare qualcosa quasi reale alle funzioni, anche se è un plastico, perché non bisogna neanche dimenticare che comunque ogni realtà deriva da un modello statico, da un modello in costruzione, da un modello che uno vede in quel momento così. Poi pian piano, come ho fatto io, mi miglioro ogni volta. Anche questa volta, in occasione della festa qui a Cugiono, ho verificato alcune anomalie che è grande, è grandissimo, è pezzo per pezzo in cantina non si fa in tempo a vedere una cosa, l'altra e quest'altra. Di conseguenza, ogni qualvolta che riesco a unirlo e renderlo visibile a tutti, lo rendo visibile anche a me stesso, perché lo guardo dove c'è un'imperfezione, cerco di migliorare, perché diciamo che nel senso buono le critiche arrivano dappertutto. In quanti moduli è costruito? Allora, vengo a... Se impianto si può chiamare. Allora, vengo alla nozione tecnica dell'applicazione. Il pezzo, l'aeroporto è 6 metri per 3 e mezzo. Sono circa 12 moduli. Poiché, allora, spiego, voglio essere chiaro su una cosa. Quando io cominciavo a fare l'aeroporto non sono partito con un progetto. Questo per dirvi che i pezzi non sono tutti uguali, perché con un progetto oggi penso che l'avrei fatto tutto uguale, in modo da renderlo migliore, cioè migliorarlo nel trasporto, perché
ma purtroppo io mi sono allargato sempre di più facendo, di conseguenza un pezzo è un metro per due, l'altro pezzo è tre metri per uno. Comunque sono 12 pezzi di misura diverse. Sono 12 pezzi di misura diverse, come dicevo, e con un'impiantistica abbastanza non complicata, ma ben assortita, perché se vi dico che ci sono come minimo dai 7.000 ai 7.500 LED che si accendono, come potrete vedere, senza considerare poi gli altri che fluccano, sia nel richiamo di pista, sia sui mezzi di servizio, che comunque io ho perforato uno per uno dandogli uno spazio al LED. Ecco, perché, come vi ripeto, sono stato molto pignolo in queste cose, perché ho voluto far vedere veramente, almeno fin dove ho potuto, perché d'altra parte la scala è, non vi ho detto che soprattutto la scala è abbastanza piccola, insomma 1.500 è un aeroplanino, insomma sta su una mano. Quanto tempo ci hai messo a costruirlo? Beh, io ho cominciato a divertirmi nel 2000. Nel 2000 perché? Non vi ho detto la cosa principale, che io nasco come ferromodellista. Mi sono innamorato di questi aeroplanini, visto la loro fattezza quasi perfetta. E niente, mi sono innamorato di loro, come appunto ti stavo dicendo, nel 2000 con l'apertura di Malpensa 2000 ai tempi. Ecco, cominciai a fare dei diorami che oggi non è più un diorama, ma una realtà che potrete vedere guardando il DVD, insomma. Senti una cosa, questo mega plastico, questa mega aerostazione con diverse piste, come la trasporti? E niente, come dicevo prima, sono dei pezzi di plastico che si dividono e sono imbollonati fra loro. E niente, dico soltanto che nel momento dell'allestimento mi va via quasi una mezza giornata, perché l'assemblaggio è molto delicato, soprattutto per le cose che potrebbero rompersi. Hai pensato di costruirlo nelle misure standard da poterlo caricare sulla tua macchina? No. Allora, la prima cosa che ho fatto è non ho pensato minimamente come poterlo trasportare, ho pensato soltanto che, bene o male, avendo tanti amici, qualcuno ogni tanto potrebbe imprestarmi il proprio furgone o viceversa. Ecco, perché metterlo su una macchina è impensabile, non so, dovrei fare, non so, quanti viaggi, dovrei fare tanti viaggi per quanti pezzi sono, perché ogni pezzo non ci starebbe neanche in un'autovettura normale, ma ci vorrebbe quasi un furgoncino, perché il pezzo più piccolo è un metro, e allora il pezzo più piccolo è, diciamo, mezzo metro per due metri. Ecco, perciò anche in una macchina non è fattibile. Certo, diventa difficile. E poi, vabbè, oltre agli aerei, che chiaramente sono commerciali, a parte qualche modifica che hai fatto tu, tutto il resto praticamente è autocostruito, mi sembra di capire. Sì, diciamo che la parte centrale, che rassomiglia molto alla Malpensa, ecco perché dico che ho cominciato a costruirlo quando è nata Malpensa, la parte centrale, se voi notate, rassomiglia molto alla Malpensa. E vabbè, per l'amor di Dio, a me la Malpensa è un aeroporto che sta al cuore e lo vorrei vedere funzionare a tutti gli effetti. E mi auguro che un giorno sia così. Niente, poi da lì mi sono aperto al mondo, perché ho voluto mettere un pezzo dell'aeroporto di Toronto e non poteva mancare, visto che diciamo che la mia seconda patria, il Canada. Un altro pezzo di Hong Kong, un altro pezzettino dell'Ohio, di Chicago, c'è anche New York, il Kennedy, cioè pezzettini di vari aeroporti del mondo raggruppati, e hanno creato questo aeroporto che io ho definito Scalise International. Certamente è un aeroporto virtuale, però penso di aver realizzato qualcosa anche di molto funzionante agli occhi di chi se ne intende e che ci lavora in un aeroporto. Io non ho avuto questa fortuna, io faccio l'elettrotecnico in un ospedale e di conseguenza è solo la passione che mi ha portato a fare quello che ho fatto, e almeno a sentire gli altri sembra che mi sia riuscito tutto bene.
bisogna vederlo un po' con altri occhi, perché sennò non ti rendi conto. No, cioè, se guardi solamente con l'occhio del modellista, ti sfuggono tanti particolari. Beh, l'appuntamento potrebbe essere a Novegro a settembre. Sembra di capire che ci sono già forse degli interessi in questo senso, e probabilmente il pubblico avrà già modo di vederlo con i propri occhi in quell'occasione, lobby model Expo. E poi, vabbè, se arriverà a Volandia sarà altrettanto interessante, fermo restando che è attaccato all'aeroporto, per cui sarà magari anche raggiungibile da altre località dell'Italia, magari non solo del nord Italia. Per cui, bene, niente, ti ringrazio tanto di avermi chiamato a filmare questa cosa, e spero che dopo un plastico ferroviario, un aeroporto, non so, un prossimo magari sarà un porto, non si sa, vedremo. Grazie ancora. Grazie a te. Wernigerode, cuore della Sassonia. Il posto è irriconoscibile ai miei occhi. Ero stato qui all'avventura 2 anni dopo la caduta del muro. Era il 1991. Internet doveva ancora nascere e le poche notizie frammentarie delle ferrovie della zona arrivavano dalla carta stampata tedesca. Di certo sapevo che in questa regione esisteva ancora una piccola rete ferroviaria a scartamento ridotto con trazione a vapore. L'inizio non fu certo incoraggiante. Arrivammo in zona da Nordhausen via Kassel. Il nostro treno per l'Arz era in trazione diesel. Ma al primo incrocio i nostri timori scomparvero di colpo. Bella e fumante, avanzava una 99 a 5 assi accoppiati. Nelle immagini di Paolo Ciocchetta osservo che ferroviariamente non è cambiato molto, per fortuna, ma tutto ciò che è intorno a Wernigerode è estremamente moderno. Il treno è in partenza per il Brocken, la mitica montagna tedesca, chiusa alla popolazione negli anni di regime comunista. Oggi, e ancor più nel 1991, una meta ambita da indigeni e turisti. Ci si inoltra subito nelle foreste, in alcuni punti irraggiungibili, se non a piedi. Il treno sale verso Drei-Annen-Hohne, a 540 metri sul livello del mare, punto in cui la linea si divide verso il Brocken e Nordhausen. In questo tratto di 15 km c'è l'unica galleria di tutta la rete dell'Arzer Schmalspur-Bahnen. L'Arz è una catena montuosa nella Germania settentrionale, sul confine tra i due Länder sassoni. Il suo nome significa foresta. La catena occupa un'area di circa 2000 km quadrati. La sua vetta più alta è il Brocken, 1141 metri, nella parte orientale della catena. Gli insediamenti sull'Arz iniziarono solo 1000 anni fa. In tempi antichi, le dense foreste rendevano la regione inaccessibile. Fu solo nel X secolo che i re di Sassonia presero possesso delle montagne per farne terreno di caccia. Nel 968 vennero scoperti dei giacimenti di argento nei pressi della città di Goslar. Nei secoli seguenti furono aperte diverse miniere lungo tutta la catena. Il benessere della regione declinò dopo che questi giacimenti si esaurirono all'inizio del XIX secolo.
Per un breve periodo i paesi vennero abbandonati, ma poi la prosperità tornò con il turismo. Tra il 1945 e il 1990 l'Harz venne diviso tra Germania Ovest e Germania Est. Oggi è un popolare luogo turistico sia per gli escursionisti d'estate che per gli amanti degli sport invernali. Seguendo le orme del grande scrittore tedesco Goethe, che nel Faust descrisse il Brocken come il centro della Baldoria delle streghe, nella notte di Walpurgis, il sentiero delle streghe, l'Hexenstieg, attraversa foreste avvolte nella leggenda, torbiere di montagna ricche di mistero e corsi d'acqua corrente, l'habitat ideale per numerose specie animali e vegetali ormai rare. Thank you.
Nonostante la sua bassa altitudine, il Brocken è spesso innevato da settembre a maggio e avvolto da nebbia e foschia per quasi 300 giorni all'anno. Il suo microclima è simile a quello di montagne alte 2000 metri. Nelle leggende locali, il picco ha una lunga storia di associazioni con le streghe e il diavolo. Oggi il Brocken è parte di un parco nazionale ed ospita uno storico giardino botanico di piante di montagna, fondato nel 1890. Le stazioni radio e televisive fanno grande uso del Brocken. La vecchia torre televisiva ha una piattaforma di